Amici di Udinese TV, ci troviamo a Portogruaro, quindi come vi dico sempre mettetevi comodi comodi, buttate il telecomando perché anche oggi vi racconteremo una nuova puntata di In Comune. Questo museo è una vera e propria ricchezza non soltanto per la comunità di Portogruaro. È una ricchezza per il Veneto, per l'Italia intera, perché è di valore inestimabile per i reperti che abbiamo all'interno. Unico museo statale del Veneto. Unico museo statale del Veneto e uno dei primi musei statali d'Italia. E qui c'è già veramente un'accoglienza unica. Non solo accoglienza unica, ma qua si sente il gusto, il sapore della storia. Roma all'interno della città di Portogruaro, con dei reperti di inestimabile valore, il pavimento che vedete, la scultura di un nobile, gli scrigni, i capitelli corinzi. C'è tanto da vedere, tanto da gustare. È un bellissimo museo. Quando possiamo venire a far visita al museo? Beh, quando ovviamente passato questo periodo emergenziale è aperto tutti i giorni e anche la domenica. Questi sono stati ritrovati scavando, anche questo pezzo, guarda. Certo. Questo dopo è stato composto, questo, guarda il vaso. Cioè, trovare una cosa sottoterra del genere, che sai che è del primo secolo dopo Cristo. Non ha veramente valore. Sì. Caro Francesco, siamo sempre a Portogruaro, siamo in via Mazzini numero 16 e tra poco conosceremo due grandi amiche che le accomuna un solo nome, le conturbanti. Cara Marta, intanto ti ringraziamo, anzi vi ringraziamo per averci aperto le porte delle conturbanti. Quando nasce questo marchio e perché nasce? Le conturbanti nascono nel 2014, inizialmente noi facevamo semplicemente i turbanti e li vendavamo insomma ai mercatini. Il negozio invece, le conturbanti, nasce a marzo del 2019 e niente, abbiamo voluto così costruire casa, infatti diciamo che un po' l'abbiamo voluto riportare nelle strutture dei camerini e abbiamo voluto inserire, oltre che i nostri prodotti, tutto quello che ci piace e che parla di noi. Perché ti accompagna per questa super grande avventura la tua socia Stefania. Ma quando è che vi siete conosciute? Allora, ci siamo conosciute ormai sono 7 anni fa. Prima eravamo colleghe, poi è nata un'amicizia. Ti so che tu e Stefania siete anche mamme e quindi questo insomma vi ha dato il là per iniziare questa attività. Sì, ci ha dato là perché diciamo che le conturbanti nascono più che altro per un'esigenza personale, quindi noi abbiamo cominciato a fare i turbanti proprio per noi stesse. Poi dopo abbiamo visto che piacevano, che era comunque un prodotto che entusiasmava, perché pensare che 6 anni fa insomma non era così sdoganato come è ora il turbante, e quindi da lì abbiamo cominciato a così ad avere un'idea di business, ok? Dal turbante poi abbiamo cominciato a creare il kimono, il bomber, adesso facciamo i colletti, facciamo le borse, insomma adesso ci stiamo pian piano, ogni stagione creiamo un prodotto in più. La cosa diciamo così particolare è che noi collaboriamo con illustratrici o tatuatrici che fanno il disegno per noi in esclusiva e poi dopo noi lo stampiamo su tessuto e da lì nascono insomma i nostri capi. Ricordiamo che sono tutti prodotti praticamente a chilometro zero, perché? Sì, perché vengono fatti in Italia e vengono fatti soprattutto a livello di costruzione proprio del capo nel Triveneto. Anche il polsino ad esempio del bomber non sono preconfezionati, noi andiamo alla ricerca di tessuti e poi dopo le sarte tagliano proprio quello che diventerà poi il polsino, il bordo del bomber, quindi c'è un'attenzione al dettaglio non da poco e ci incaponiamo anche noi sui dettagli tra le altre cose. Senti, un aggettivo per descrivere le conturbanti? Colorate.
pazze, gioiose. Cara Stefania, abbiamo conosciuto quella pazzarella della tua socia, ma quanto gli vuoi bene? Tantissimo. Insomma, vi siete conosciute tanti anni fa, avete iniziato questo percorso, le conturbanti. Cos'è per te questo lavoro? Beh, non è un lavoro, innanzitutto, no, è proprio una passione. Cara Stefania, nel vostro store possiamo trovare tantissimi capi d'abbigliamento, possiamo trovare tantissimi accessori per le donne, tanti prodotti di cosmesi e anche accessori per la casa. Sì, allora noi all'interno del nostro negozio, che per noi è casa sostanzialmente, abbiamo infatti voluto inserire tutte le cose che a noi piacciono e che noi metteremmo in casa nostra. Senti, okay? Un mondo veramente colorato questo. Sì, arcobaleno, come diceva Marta prima. Quanto importanti sono i colori per i vostri oggetti? È fondamentale. So che le conturbanti sono molto molto social, perché? Ad oggi come oggi i social sono il principale mezzo di comunicazione, quindi noi ci appoggiamo tantissimo, soprattutto a Instagram e a Facebook, sempre ci trovate con il nome Le Conturbanti. Abbiamo anche un e-commerce, www.leconturbanti.it, dove trovate praticamente quasi tutto quello che si trova all'interno del negozio. Perché venire alle Conturbanti? Perché nel Triveneto non c'è una realtà come la nostra. Caro Francesco, siamo sempre a Portogruaro e tra poco conosceremo i titolari di Labo Concept Store. Labo, un negozio che più che un negozio è un vero e proprio laboratorio della fashion. Esatto, della cultura sia maschile che femminile. È stato fondato a febbraio del 2019 da due giovanissimi ragazzi, posso definirmi così, che avevano molta voglia di fare molti progetti, di crescere, di sperimentare cose nuove, dato che è la nostra prima attività di questo genere. Insomma, insieme al socio Mattia, caro Andrea, vi siete messi in gioco, avete aperto questo fantastico negozio. Cosa possiamo trovare nel vostro negozio? Possiamo trovare dell'abbigliamento uomo-donna, ma non il solito abbigliamento, delle cose molto particolari che passano dalla street alla fashion culture, dal giovane all'uomo. Andrea, da voi possiamo trovare anche delle maglie con edizioni veramente limitate. Esattamente. Le maglie in questione sono di Limitato, è un brand svedese con base di produzione in Portogallo, con materiale italiano, quindi possiamo trovare il top manufatturiero. Certo che c'è una grande ricerca per fare tutto questo, ma dormite la notte? Difficilmente si dorme la notte, c'è molta ricerca, anche perché bisogna essere sempre freschi, aggiornati e offrire alla clientela sempre prodotti migliori di ricerca. E caro Mattia, abbiamo conosciuto il socio Andrea, certo che avete un concetto veramente innovativo per vestire le persone. Diciamo che abbiamo cercato di dare freschezza in questa piazza, che secondo noi era una piazza che stava tendendo ad invecchiare, perché appunto non c'è stato mai un ricambio generazionale su questo tipo di attività e c'è sempre stata instaurata la paura ad aprire nuove attività per noi giovani. Quindi abbiamo voluto cambiare, abbiamo voluto tentare di portare avanti noi questa nuova idea, questo nuovo progetto. Senti, le donne si lasciano consigliare o vengono qui già con idee chiare? Le donne vengono qua, molte con le idee già chiare, ma tante si fanno anche consigliare da noi, che siamo giovani e abbiamo un'idea anche diversa magari dalla loro. Quindi è bello anche confrontarsi su tante cose, su tanti tipi di abbigliamento e stili diversi. Qual è il capo che non deve mai mancare alla donna? Il capo che non deve mai mancare alla donna, secondo me, è la borsa. Perché la borsa, diciamo che tutte le donne se la portano dietro, non la mollano mai da nessuna parte e la tengono sempre stretta con loro. E anche per questo voi rispondete presente, anche perché avete tanti accessori per le Esatto, donne. Rispondiamo presente anche su questo e infatti, come potete vedere alle mie spalle, abbiamo un sacco di borse, una bella selezione che può essere appunto utilizzata per qualsiasi occasione. Senti, cos'è che ti piace del tuo lavoro? Del mio lavoro mi piace veramente tanto interagire con la gente, avere sempre l'opportunità di ascoltare storie nuove dalle persone che vengono appunto a comprare il negozio e poter appunto esprimere le mie idee, le mie concezioni, il mio stile di moda. Sappiamo che siete anche molto molto social. Siamo molto social, siamo presenti su Instagram, su Facebook e stiamo progettando il nostro sito internet. Adesso voglio chiedervi un aggettivo per descrivere Labo. Giovane. Innovativo.
Portogruaro non poteva mancare anche un fantastico teatro, Teatro Comunale Luigi Russolo. È un teatro che nasce dalla grande storia teatrale e musicale che abbiamo a Portogruaro. La Fondazione Santa Cecilia ha 182 anni, ancora è viva, ancora è forte, ha radici molto profonde e svolge un ruolo molto importante per la cultura di Portogruaro e per il Veneto. È sede di un festival della musica internazionale in estate e quindi in estate troveremo per le vie, come abbiamo sentito oggi, il suono di bellissimi strumenti per allietare il nostro sentimento. Quindi ci ha già svelato che quest'estate a Portogruaro succederà un qualcosa di immaginifico. C'è ogni anno, da tantissimi anni, questa fondazione fa il festival e quest'anno magari lo arricchiremo con grandi novità, con altri eventi che li stiamo progettando. Caro Francesco, siamo sempre a Portogruaro e tra poco conosceremo Stefania e il suo negozio, lo Scrigno di Maddalena. Quando è aperto questo negozio? L'ho aperto esattamente il 15 dicembre dell'anno scorso, proprio il giorno di Santa Lucia, giorno di luce. Come mai hai scelto questo nome per il tuo negozio? Lo Scrigno di Maddalena. Allora, lo Scrigno di Maddalena nasce per dare un valore molto importante a Santa Maria Maddalena. Diciamo che ci sono tre grandi maestri che ho voluto che sorreggessero e illuminassero questo negozio, fra cui Santa Maria Maddalena, San Francesco e l'Arcangelo Michele, ognuno per la sua qualità. Maria Maddalena per l'accoglienza e l'assistenza ai clienti, San Francesco per la gioia e il rispetto della natura e l'Arcangelo Michele come protezione e luce. Cosa possiamo trovare qui allo Scrigno di Maddalena? Ho cercato di raggruppare un sacco di articoli di artigianato, infatti è una pregiata oggettistica. Perché è pregiata? Perché è fatta proprio da mani esperti, dei maestri a loro volta anche loro, che usano le proprie mani, il proprio estro, il proprio creare per dare un qualcosa alla luce che abbia un'anima. Quindi c'è molta artigianalità, c'è molto cuore, molta passione nei prodotti che possiamo trovare nel tuo negozio. Quali sono i prodotti? Allora, i prodotti ovviamente sono dei prodotti che sono legati a loro volta a questi tre grandi maestri. E per Santa Maria Maddalena ovviamente non poteva mancare il nardo, questo olio che Maria Maddalena dava proprio ai piedi di Gesù, che arriva da Terra Santa, la lavanda provenzale e le essenze di limone sempre della Provenza. Per quanto riguarda San Francesco, ovviamente ci sono le placche della robbia, che sono tipiche delle chiese francescane. Poi ci sono tutte le tele umbre e ci sono i Cristi vivi. E poi per quanto riguarda sempre San Francesco ci sono degli oggetti in gesso fatti da una maestra d'arte umbra. Senti Stefania, chi sono i tuoi clienti? Sono persone che all'interno vengono per trovare un oggetto particolare, qualcosa di da regalare o da regalarsi che li faccia sentire bene. Anche perché nel tuo negozio possiamo trovare il giusto oggetto per ogni ricorrenza. In questo negozio possono trovare degli oggetti che da regalarsi o da regalare che li renda felici, che trasmettano un senso, un motivo. Nel tuo negozio è molto presente la figura di San Francesco. Diciamo che è molto presente non solo per le placche religiose e i crocefissi, ma anche per l'aromaterapia. C'è un'equipe di medici, farmacisti ed alchimisti che lavorano, si rifanno al credo di San Francesco, e quindi San Francesco diceva che l'uomo, come le piante, è punto di connessione fra il cielo e la terra, e per avere una buona connessione bisogna lavorare sull'aromaterapia, elevare un po' lo spirito, elevando lo spirito con degli aromi particolari. Quando possiamo venire a trovarti in negozio? Il negozio è aperto tutti i giorni, dalle 9 del mattino a mezzogiorno e dalle 15 alle 19:30, e tranne lunedì mattina. Caro Francesco, siamo nel panificio Mancina, siamo in una piccola frazione di Portogruaro, a Giussago esattamente, e qui potete trovare il famosissimo pane Flor di Lune.
raccontarci un attimino la storia di questo panificio. Quando nasce e perché nasce? Questo panificio nasce nel 1995 dalla passione di mio papà. Ha sempre fatto il panettiere e ha avuto la brillante idea di mettersi in proprio. Insomma, il papà vi ha trasmesso questa passione per la panificazione. Possiamo dire che siete nate nei sacchi di farina. Esattamente, siamo proprio nate nei sacchi di farina. Anche perché gestisci attualmente questa attività insieme a chi? Ci sono io, c'è mio papà e mia sorella. Anche perché questo non è il classico panificio, ma è una vera e propria bottega, la bottega di altri tempi, dove possiamo trovare anche del latte, dei salumi, dei buoni dolci. Assolutamente sì, produciamo crostate, strudel, facciamo tutti i dolci di ricorrenza in base alla stagione, insomma in base alla festività. Abbiamo affettati freschi, tutti i generi di prima necessità. Parlavamo di affettati, sappiamo che a voi piace comunque portare sulle tavole dei vostri clienti il prodotto a chilometro zero. È vero, noi premiamo le attività della zona e cerchiamo di portare nelle tavole dei nostri clienti la qualità. Tanta qualità, grazie ai vostri salumi, grazie ai vostri formaggi, però qui avete tante cose buone. Esattamente, soprattutto abbiamo un tipo di pane molto speciale a cui noi ci teniamo particolarmente perché è un progetto di filiera che abbiamo intrapreso 5 anni fa. Insomma, siete una vera e propria istituzione per questo paese di Giussago. Esatto, siamo un punto di riferimento, da noi possono trovare un po' di tutto per non andare molto lontano, insomma, se c'è bisogno di qualcosa siamo sempre qua. Senti, so che tu e tua sorella vi svegliate molto presto insieme al babbo perché iniziate subito a fare il pane la mattina presto. Sì. Perché lo produciamo, poi lo vendiamo, lo confezioniamo, lo consegniamo perché abbiamo rivendite. Facciamo anche consegne a domicilio, che soprattutto in questo brutto periodo che abbiamo affrontato del Covid è stata molto utile. Soprattutto persone anziane hanno apprezzato tantissimo perché siamo stati un po' una manna dal cielo, ecco. Famosissima è la vostra pinza, però visto il periodo, insomma, non si può rinunciare al panettone. Esatto. Facciamo tutte e due perché la pinza la amano tantissimo perché dentro c'è di tutto, mettiamo mele, mettiamo fichi, polenta, tutto quello che vuole la tradizione. E i panettoni abbiamo dal tradizionale, quindi uvette canditi o solo uvetta, al più sfizioso che può essere per il cioccolato, frutti di bosco, solo lamponi, mirtilli, ananas. Senti cara Kimberly, qual è il pane più adatto per la Nutella? Secondo me il pane al latte. E quello per un buon salume, magari un prosciutto di San Daniele oppure un buon salame nostrano? Pane croccante, secondo me lo zoccoletto. Mentre questa specialità, il flor di lune, con cosa lo abbiniamo? Si può usare in tantissimi modi. Io ho provato a farlo anche come bruschetta ed è eccezionale perché appunto è croccante, ha un profumo che soltanto lui ce l'ha. Si sposa benissimo con affettati, con veramente tutti i tipi di pietanze. So che questo è veramente un pane speciale, un pane unico e un pane che unisce un territorio. Esatto, perché parte dalla collaborazione dall'agricoltore, dal mugnaio e da noi panificatori. Adesso vi interrogo, voglio capire qual è il pane più chiacchierato in questo panificio. Il croccante e il pane al latte. Esatto. Concordi? Tutto sì. A posto? Cos'è che non deve mai mancare in questo panificio? Noi. No, se manchiamo noi cade tutto. Chi è la più simpatica delle due? Un aggettivo per descrivere Giussago. Piccola e unica. E tra poco conosceremo il grande mondo di Graziella Bijoux, ricordando che loro, le titolari, sono capaci di tutto. Senti, iniziamo a raccontare un pochettino la tua storia, anche perché la tua storia, insomma, nasce a Portogruaro, in via Mazzini numero 9, lane e filati di Graziella. Certo, nasce con la passione del lavoro a maglia, di tanti anni fa,
e poi è costruito con il tempo dal bijou al ricamo, al cucito, e poi questa passione immensa è poi diventata un gran lavoro del bijou e dell'accessorio, della componentistica per il bijou. Cara Federica, vogliamo capire quindi chi è Graziella Bijou, cosa fate qui nella vostra casa? L'ingrosso per eccellenza di tutta la componentistica per la bigiotteria, non solo bigiotteria ma anche tutto quello che riguarda la componentistica per creare il gioiello vero e proprio, per cui spaziamo dalla ricerca delle materie prime e alla composizione del gioiello, quindi possono venire sia qui a comprare il materiale che noi acquistiamo, ma possiamo anche creare delle linee particolari per i negozi che poi vogliono vendere. Senti Graziella, chi è che può venire qui a trovarvi? Chi sono i vostri clienti? Mercerie, perché contengono la componentistica, oppure possono essere laboratori, artigiani, bricchi, quindi è ampia la scelta del tipo di cliente che può venire qui da noi. Io so che il vostro impegno è quello di esaudire tutti i sogni dei vostri clienti, perché voi realizzate veramente sogni. Speriamo di avere questa capacità di riuscire a dare al nostro cliente la tranquillità, la serenità che il loro prodotto, la loro idea venga realizzata. È questo che ci piace fare. Senti Federica, quindi grande ricerca dei materiali, dei colori, poi c'è appunto una ricerca molto approfondita, perché qui voi ci mettete molta manualità, molta artigianalità in quello che fate, fate un confezionamento ed il tutto è pronto anche per essere venduto. Assolutamente, noi puntiamo molto sul packaging del nostro prodotto, del prodotto finito, ma anche tutto quello che concerne il confezionamento, che poi andrà al negozio, all'ingrosso, dal blister e tutto quello che riferisce il nostro prodotto per i negozi. Federica, sappiamo che da Graziella Bijou ogni tanto durante l'anno fate degli eventi, sì? Un bel open day. Esattamente. Ce ne saranno anche molti in programma, speriamo di riuscirci. E in questi open day i nostri clienti possono venire qui, troveranno le porte aperte ed è proprio l'occasione in cui noi possiamo far conoscere le novità del momento e della stagione successiva. Cara Federica, ma tante vostre creazioni le troviamo su tutto il panorama nazionale, ma anche quello internazionale. Certo, infatti noi abbiamo l'onore di avere dei clienti che esportano il nostro GB in tutto il mondo. So che per contattarvi avete anche un fantastico sito internet e anche tante pagine social. Certo, allora sito internet www.graziellabijou.it, mentre sia Instagram che Facebook come Graziella Bijou. Adesso al mio 3 un aggettivo per descrivere Graziella Bijou. Siete pronte? Sì. 1, 2, 3. Noi, donne, capaci di tutto. Federica, finalmente siamo arrivati anche da Lane e Filati. Graziella, siamo a Portogruaro. Certo che anche questo è un bel negozio, Piccolino, però molto rifornito. Quello con un grande cuore. Sempre quello. Ricordiamo cosa possiamo trovare qui. Allora, lana, uncinetto, ricamo, filati, stoffe, tutto quello che riguarda anche il mondo dei bambini, tutto quello che riguarda il mondo del fai da te delle donne. E dalla Torre Sant'Agnese di Portogruaro si conclude questa puntata di In Comune. Quindi rimanete con noi e buona continuazione con i programmi di Udinese TV.